Amici di Pur Parler, iniziamo un nuovo pomeriggio, finiamo una settimana intensa che è volata, anche quest'ultima, mamma mia come corre il tempo, all'insegna del sorriso, della felicità e della comicità, quello che cerchiamo di trasmettervi ogni pomeriggio, con la speranza di riuscirci, ma oggi vi posso assicurare che ci riusciremo, perché c'è un grandissimo ospite che verrà a sedersi qui su questa poltroncina. Quindi mi raccomando, rimanete con noi per queste 2 ore meravigliose. E come già sapete, ogni venerdì, ahimè, ho la compagnia più vaga che ci sia. Eh sì, non mi abbandonano più, ormai sono diventati dipendenti da Pur Parler. Lo dico con il cuore e con la simpatia, perché loro sono veramente unici, tutta la compagnia Vaga, con Vago Bartoschi, Francesco Marconi, poi avremo il nostro poeta Antonio Corradi, il nostro esperto di enogastronomia del territorio, il grande food man Giancarlo Pierannunzi, e non solo, tanto altro ancora di più. Allora ragazzi, regia, oggi abbiamo la regia di Pierluigi Bollettini e Francesco Di Carlo. I miei angeli custodi, vai con la frase del giorno. E proprio questo è il senso. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. E per celebrare il senso e il cuore di questo messaggio, vi voglio dedicare questo bellissimo monologo. Vai regia. Ce l'abbiamo? Il monologo? Non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? E vai! Un pomeriggio di felicità. Sigla. Oddio, quanti brividi, emozione allo stato puro, grande Roberto Benigni, grande, bisogna ascoltarla tutte le mattine, assolutamente, questi messaggi sono messaggi importantissimi, cari ragazzi, come è importante ricordare il nostro concorso Io ci sono. Io ci sono, dimostracelo, fai sapere a Vera TV che ci sei e Vera TV ti manda in vacanza con l'operazione a premi Iper Vacanze Più. Partecipare è semplicissimo, basta seguire i programmi in diretta di Vera TV canale 79. Durante le trasmissioni compariranno in video dei numeri. Invia il numero che vedi in sovraimpressione entro 3 minuti tramite SMS o WhatsApp al 349-366-2246. In palio oltre 400 buoni vacanza da 2 o 4 persone. Pronto a segnare i numeri? Io ci sono! Dimostracelo e Vera TV ti manderà in vacanza. Regolamento e tutti i dettagli su veratv.it/concorso. Bravi, bravi, bravi! Continuate a partecipare, mi raccomando, numerosi! Il nostro concorso vi premierà.
lo avete già visto nella prima fase, voi continuate a mandare i messaggini e sicuramente andrete a vincere quando si potrà finalmente tornare a viaggiare. Vera TV vi regala un viaggio, quindi così vi portate con noi in giro nel cuore. Noi siamo buoni, siamo bravi e vi premiamo, premiamo la vostra fedeltà. Mi raccomando, io sono molto emozionata ragazzi, veramente c'ho il tacos, perché è un pomeriggio fatto veramente di emozioni, perché non solo all'insegna della comicità capiremo con questo grandissimo personaggio e artista e non solo quanto è importante la comicità, quella dello spettacolo, ma applicarla quotidianamente, quello che ci raccontiamo un po' tutti i giorni. Quindi vi ricordo che questo è il numero per interagire con noi in diretta, 392 944 1132, e potete tranquillamente scrivere un vostro messaggio, un vostro pensiero, un augurio, un ricordo. Però non vi voglio dire ancora chi è. Seduto vicino a me, prima ancora, è arrivato il momento. Regia, è arrivato il momento? Ce li abbiamo? Accendiamo, speriamo bene. La compagnia più vaga che c'è! Eccoli! Sul 79 c'è Vera TV. Sul 79 c'è Vera TV. Sul 79 c'è Vera TV. Ma che bravi! Sul 79 c'è Vera TV. Ci avete lavorato tanto, vero? A questo jingle. Diamo il benvenuto a Vago Bartoschi, il nostro Andrea Pattolini, Francesco Marconi in funzione di musicista. Eccolo qui. Ma quanto è bravo! Ma quanto è bravo il nostro regista a suonare! Ciao Andrea! Ciao tesoro! Come state? Ciao a tutto il pubblico, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi. Eccoci qua. Vi sono mancata un pochino? Moltissimo. Infatti venerdì scorso io ero qui pronto insieme a Francesco e alle 5 non succedeva niente. Capirò? Oh, dove è andata Manuela? Si è lasciato da soli qui, così. Esatto, e noi qui facevamo sul 79 da una settimana c'è Vera TV. E sul 79 sarà un pomeriggio difficile. Due ore così. Sul 79 due ore così. Senti, ci sono novità, Andrea? Novità, diciamo, su quale argomento specifico, inerente a cosa? Sulla tua vita in generale, no, scherzo. Guarda. Se volevi, volevi magari condividere un pensiero con il nostro pubblico, quanto sei felice e quanto siete felici di poter conoscere questo grande artista che è venuto qui negli studi di Pourparler, negli studi esatto. Di Vera TV. Ah, noi siamo molto felici per questo e ti posso dire che ho un caro mio amico di Porto Potenza che lui veniva da Tollo e quindi so che Induccio a Tollo ha molto, molto legame, diciamo, e c'è una festa del vino bellissima, quindi avrò delle cose da dire al nostro ospite. Grazie infinite, Vago Bartoschi, che mi hai spoilerato l'ospite spoilerato in diretta. Nome, ecco. Grazie. Prima gaffa della giornata, vai, va bene. Però sai, me la sono preparata bene, dai, tu hai iniziato, perché esatto, dobbiamo dare il benvenuto in maniera importante, facciamo vedere che siamo bravi e bravi padroni di casa, dando il benvenuto al grande Germano D'Aurelio, in arte Duccio. Vai regia! Zitta lassù, e le nuvole non passano di più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronte. Mandolini! Allora, mentre gli uomini fanno un applauso a tutte le donne, ogni uomo abbracci la donna che ha a fianco, forza. La stringa forte e la baci in bocca, pur se non è quella sua. È il concerto di Arbore, dai. Tutti insieme, finale. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronte. L'ultima.
e gli stelle stanno zitta lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiamano da sola risponde a una tra le fronte. Signori, Duccio! Grazie tante. Signori, quando bello. Grazie tante. Grazie a te. Ciao, di tutto. Lucio, grazie tante. Da parte di Pescara, di tutto. Grazie. Ti diciamo solo una cosa. Grazie di esistere. Ma lascia aperta. E cerca di esistere una trucentenaria d'anni che ci abbiamo bisogno di te, va bene? Grazie tanto, vabbè, grazie tante. Grazie. Allora, mamma mia, non vedevo l'ora, mamma mia, quanto mi piace, parliamone insieme qui a Pur Parlé, che le stelle ora stanno zitte, che le nuvole ora stanno ferme, non passano più, perché è arrivato il comico che da più di 30 anni ha reso l'Abruzzo con la O. Celebre tanto quanto Capriele, ma quel Gabriele allora, famoso. Benvenuto allora, al grande Germano d'Aurelio, Duccio. Mamma mia, quanto parla sta ragazza. Io l'ho conosciuta che era quasi muta. Una ragazzina, insomma, tutta educata, non parlava quasi mai, perché la conosco da tanti anni, conosco la famiglia, sono amico del papà da tanti anni. E tu non eri ancora nata, no, ti stavo pensando a tuo padre quando venivi in vacanza a Roseto. A Roseto, degli Abruzzi. E voi stavate al nord, dove stavate? Noi eravamo a Milano. Tu sei nata a Milano? In realtà no, io wow. Sono nata in Abruzzo. Wow. Sì, sì, è stato tutto scelto. Come mai? Coerentemente, coerenza assoluta. Dovevi essere Abruzzo. Mamma pescarese, papà Teramaro, è nata in Abruzzo e poi dopo siamo andati a Milano. Un saluto lo posso chiedere io? Un saluto lo dico? Perché il suo papà, ci vogliamo così bene che ci siamo chiamati per una vita il compare, pur se non lo siamo, quindi... Un abbraccio a Paolo, alla mamma, a tutti quanti, insomma. Vabbè, io sono emozionato molto più di come no. Sei emozionata tu, perché mi hai fatto rivedere sto video con Renzo e, insomma, tutte le volte che ci siamo visti su un palco è sempre stata un'emozione grande, una magia, perché lui è così, è veramente straordinario. Come vi siete conosciuti? Quando è stato quel giorno che vi siete conosciuti tu e Renzo Arbore? Allora, è un po' lunga la cosa, è un po' articolata. Abbiamo 2 ore di diretta. Ah beh, allora sta a posto. Sei comodo? Ti sei messo comodo? Sì, sì, trettica un po' qua, però non fa niente, sono abituato perché l'Abruzzo è una regione sismica. Quindi. No, c'è sta poltrona che è comodissima, però... Non, vabbè, io mi metto un po' in bizzo. Tu fa come se fossi a casa tua. Come ci siamo conosciuti con Renzo Arbore. Allora, la colpa è di Roberto D'Agostino, non so se conosce, insomma, il buon D'Agostino, che ora è diventato famoso come D'Agospia, però conduceva un programma in Radio Rai, si intitolava Fuori Onda, e insomma lui ha intercettato per sbaglio una mia produzione, una mia cassetta addirittura, e quindi fece un appello in radio nazionale: chi conosce Induccio è pregato di contattare la nostra redazione, e poi da là insomma mi si è bruciato il telefono perché mi chiamavano tutti. E poi ho fatto 6 puntate con Roberto D'Agostino, con Giampiero Mughini, con Fernando Proietto, cioè stavamo nel gota della cultura italiana. Io andavo là per essere un po' preso per il culo, dicevo la verità, però il gioco valeva la candela perché mi divertivo tanto e loro erano dei simpatici, straordinari, eccellenti buontemponi. L'ultima puntata è venuto il maestro dei buontemponi, nel senso buono della parola, perché c'era Renzo. E io avevo questo mio CD che avevo confessato a Roberto D'Agostino. Dico, Roberto, sai, qui ci sta una canzone che io ho scritto che secondo me potrebbe cantare Renzo Arbore. Vabbè, ma quando viene gli dà il CD. E io mi sono vergognato, insomma, perché è arrivato Renzo, sembrava che fosse sceso
Che ti devo dire? Deus ex machina, un dio, perché comunque cioè, no, era un punto c'ha di... un suo fascino proprio come persona, a parte che è altissimo. E poi tutti quanti là, dalla donna delle pulizie, cose con un seguito, è venuto là tutti contenti che c'era lui, e io non ho, mi sono vergognato, non ho avuto il coraggio. E Roberto D'Agostino da sotto al tavolo mi tirava le zambate. Ma gliel'hai dato il CD alla fine, gli vuoi dare? Io gli dico, guarda, maestro, io ho scritto una canzone, ma guardate, ha preso il CD, ma ha detto, ah, pure tu. E là ho visto infrangere tutti i miei sogni. Però mi sono dovuto ricredere, perché Renzo è stato così bravo che dopo una quindicina di giorni, perché è un po' lento, è cancro come me, quindi molto... molto lento, riflessivo, calmo, tranquillo, ha chiamato D'Agostino, si è fatto dare il mio numero e mi ha chiamato, e io alla prima chiamata pensavo fosse uno scherzo e gli ho risposto non benissimo, insomma, perché lo posso dire perché in zona è conosciuto, pensavo fosse uno dei miei amici imitatori, uno dei tanti, si chiama, lo conoscete qui, Angelo Garestia. E quindi al telefono avevo Renzo Arbore che mi diceva, pronto, sono Renzo Angelo, smettila per piacere, insomma. Alla fine Renzo si è quasi spazientito e ha detto, adesso ti do il numero di casa e ti vergognerai. Quando l'ho capito mi sono messo in ginocchio da solo col telefono, ho detto, guarda, sto in ginocchio, ti chiedo perdono. E poi, insomma, da là mi ha invitato a casa, ci siamo visti diverse volte, ma prima o poi ti porterò in una trasmissione mia, e sono passati 5-6 anni perché lui è lento, è riflessivo, è flemmatico, come direbbe Branco, e poi siamo diventati amici. Lui veramente aveva individuato che la canzone era questa, era Signorì, tant'è vero che poi il disco che ha, l'album che ha fatto quasi dopo la trasmissione, Vintage ma non li dimostra, ci ha inserito Signorì. Io insistevo perché la cantasse lui e lui mi ha detto no, l'hai già rovinata tu, lasciamola così. E quindi poi da questo tutte le volte che fa concerti nel centro Italia mi chiama, è gentilissimo. Veramente non so come ringraziare il cielo per avermi dato questa bellissima amicizia. Poi come quindi... tu dimostri, gli artisti più grandi sono umili, io lo sottolineo sempre, questa è una grande cosa che ho avuto modo di conoscere col tempo in questo lavoro. I più grandi poi alla fine sono veramente quelli più accomodanti, tranquilli, che percepiscono anche un po' la dote, il genio. Ma sicuramente sì, è una parte della sensibilità e quindi, come dici tu, l'artista più è grande, più è comprensivo, nel senso che comprende un po' tutto quello che gli succede attorno e comprende dentro di sé anche i soggetti che vede, che riesce a scoprire. Insomma. E lui si diverte un sacco quando stiamo insieme, spesso dicevo, quando sta nei concerti nel centro Italia, se risulta che io sono libero e lui impegnato, mi invita e ci facciamo un po' di battute. Di solito finisce poi con Signorì, perché è la sua canzone preferita. Ma riesce a parlare in abruzzese? Lui? Sì. Ma gli ha lui... insegnato a no, io... no, lui c'ha un tentativo di aggancio abruzzese perché lui durante la guerra... scapparono da Foggia per questioni di occupazioni tedesche, eccetera, e si rifugiarono in Abruzzo. Quindi Renzo, durante la sua infanzia, parliamo da quando aveva lui del 37, quindi da quando aveva 4 anni fino a che non avesse 6 anni, 2 anni li ha trascorsi tra Lanciano, Francavilla e Chieti. Ed io sono riuscito, quando gestivo una cosa importante su Chieti, a fargli avere da parte del comune di Chieti la cittadinanza onoraria.
quindi Renzo è anche chietino, e poi 3 anni fa a Francavilla il sindaco attuale Antonio Luciani l'ha insignito della cittadinanza di Francavilla al Mare. Quindi lui insomma conosce molte cose, molte storie. Qui era qualche anno prima che il colore della camicia è diverso. Io portavo qualche chilo in più. Qua era, credo, Francavilla, credo. Sì, forse era Francavilla, sì. Allora, mi vuoi che ti chiami Germano o Duccio? Ma è uguale, guarda. Io ti dico facciamo che... un po'. Ma come ti esce? Come ti esce meglio la dentale o come, se non ti dà problemi alla protesi? Scherzo, perché c'hai un sorriso bellissimo, veramente. Tu no, mi emozioni, oggi mi sciogli. Ti dico una cosa, che mia madre è andata via con ritardo, mi perdonerà, è andata via a 93 anni, e lei gli ultimi anni, quando mi chiamava la sera, insomma, sa, l'unico figlio maschio su 4 figli, l'unico maschio, gli piaceva sentirsi e relazionarsi con me. E gli ultimi anni mi diceva Andù, non mi chiamava né mamma né Germano, mi chiamava Andù, stai buono. Poi devo raccontare una cosa che è troppo bella, perché mia madre gli ultimi 6 mesi della sua vita aveva perso un po', come dire, gli orientamenti psichici, era diventata vulnerabile per tanti motivi. Iniziava a non riconoscere le persone ed io mi dispiaceva tantissimo, perché io me la vado a trovare, ma io vorrei che lei mi riconoscesse. L'andavo a trovare e lei stava dei minuti in silenzio, seria, stranissimo, perché quando vedeva me di solito si arrabbiava subito, prendeva fuoco qualcosa, e mi guardava seria e non parlava, e io dico, questo non è Marco Nusciuto. E poi avevo qualche dubbio, gli dicevo, mi riconosci? E lei solo con la testa faceva. E io, per essere sicuro, chi sono? Mi facevo, un pazzo. E quindi mi aveva riconosciuto benissimo. E va bene. Chi è Germano? E quindi, Chi è Germano? Ma Germano, guarda, nella vita, guarda, se dovessi rinascere e tornare non so quando, vorrei essere più Germano che Induccio, veramente. Perché Induccio sì, però Germano pur mi piace, un fesso, dicevo la verità, un fesso. Un grande fesso al quale sono anche un po' affezionato. Germano è la parte più... Aia, guarda chi ci sta qua. Queste persone le conosco. Beato fra le donne. Purtroppo. Tutta la famiglia al completo, allora, femminile. Io ho, non lo so se le ho io, comunque le ho gestite, le ho cresciute. Anche molto bene. L'ultima... Adesso ha 25 anni. Quando aveva 4-5 anni veniva qualche serata con me, veniva da sola spesso, e le chiedevano, ma tu sei l'ultima? E lei diceva, per adesso. e quindi, perché pure la bimba non sapeva se potesse finire o no questa sfilza di cose. Vabbè, è andata così. Come ci si nasce e si diventa? Ma io non lo so se sono comico, però ti giuro che sfortunati ci si nasce, e se riesci poi a metabolizzare questo tipo di sfortuna da paperoga, la sfortuna può diventare una grande carta da giocare, potrebbe anche essere una comicità. Non faccio autocommiserazione, però insomma... eccola qua, sembra qui a sorrisi pure, sì. Siamo messi molto bene, perciò tengo la glicemia alta. Adesso sto vedendo i motivi, insomma. Io ti ringrazio perché sei andato a scovare queste foto nascoste, che visito poco, devo dire la verità, pure questo, insomma. Quindi sarà, essendo un segno d'acqua, sarà tutto un effluvio di pianti, perché mi commuovi queste sorprese qua, insomma. Sei un sentimentale, non a caso ti sei sempre definito, associando poi anche una buona parte in merito al grande personaggio. Questo è l'ultimo amore mio. Okay, così. Ecco, sì, che meraviglia. Sì.
Adesso mi sciolgo definitivamente. No, come si fa a non essere sentimentale? Quali sono le differenze fra essere papà e nonno? No, nonno è meraviglioso. Papà è un cretino, confronto. papà, ma anche perché io ho fatto il papà, che non me ne sono accorto, diciamo la verità. C'avevo 23 anni, mi hanno messo in mano un fagottino, e guarda quanto è bello, io non sapevo quali erano i piedi, qual era la testa, tu così, triste, così, è bellissimo, dico, e mo che la fa? Non, questa è sempre una delle bandite, questa, ovviamente il cibo nazionale per noi in Abruzzo, di là dal fiume, tra gli alberi, si mangia solo la pecora, qua come vedete, e quindi, è così. Insomma, come padre poi cercavo di essere anche, siccome ero spesso assente, cercavo di essere presente e anche di darmi, come dice un amico mio, di darmi un tuono e quindi cercavo di essere anche un po', non dico severo, però ero rigoroso, esigente, e questo insomma almeno le figlie più grandi me lo rimproverano. Come nonno invece ti sbraghi, perché no, prima di tutto non hai la responsabilità di educare, cioè i genitori devono educare i figli, i nonni li devono viziare, i nipoti, e quindi questo ruolo è perfetto per me, che sono anarchico convinto. Quanti anni hanno adesso le nipotine? Ma la prima c'ha 8, non mi fa sbagliare perché con le date poi non azzecco tanto, 8 e 4 credo, sì, ma uno fa 5, sì, 8 e 4. Ecco, ti hanno sorpreso? Ti dà un bacio una principessa del genere, poi che fai il cowboy, rimani praticamente atterrito da questo bacio. Cos'è che ti richiedono di più quando loro sorridono con te e passano le giornate con te? Ma di solito quando stanno con me mi chiedono o di giocare a pallone in nella diciamo giardino, una pozzetta di terra anche incolta, e io faccio un po' fatica a fare l'atleta, oppure mi chiedono il telefonino che io solitamente non do manco a mia moglie. Scherzo, no, perché sono abituato, poi vanno a cercare tutti i giochi, giocano abbastanza. Oppure quando stiamo insieme loro amano molto la tavola, sia per proprio l'incontro gastronomico, ma soprattutto perché sentono il calore di una famiglia numerosa. Quindi, poi sono fortunato perché hanno insomma tre zie di cui una abita 12 scalini di sotto, quindi è tutta una storia. Il tuo più grande rimpianto? Il mio più grande rimpianto, guarda, ci devo pensare perché non... Sai, questa domanda mi è stata fatta esattamente ieri da un periodico la cui redazione è di Roma, e ho detto che per adesso non li ho, nel senso che la domanda successiva, forse già ce l'hai, non lo so, dice... No, non mi preparo niente, faccio tutto a braccio. Cosa ritieni di non aver fatto che avresti voluto fare? E ho detto, guarda, gli errori tantissimi, però ti giuro, alla fine, tra gli errori miei e quelli degli altri, preferisco quelli miei e mi accontento di come è andata per questa volta. Poi spero molto nella reincarnazione, può darsi che ci giochiamo un bonus, una cosa, chi lo sa. A tu proposito, invece, a divino, al concetto di vino. Divino è un concetto bellissimo, altissimo. Stamattina entravo in un bar e ho visto una scritta bellissima di Salvador Dalì. Adesso non ricordo esattamente la frase, ma il senso era... c'è chi beve il vino e chi gusta le emozioni. Ecco, io sono uno di quelli che cerco di trovare le emozioni, anche perché vengo fuori da una famiglia di coltivatori diretti, che quando mia madre dice mio padre fa il contadino, dice no, coltivatore diretto, e quindi io dico che sono il figlio di un CD, coltivatore diretto.
Per cui abbiamo in casa l'importanza dei sapori. L'importanza dei sapori e gli ho insegnati anche i sapori, cioè scoprire l'importanza di un vino buono, di un olio sincero, del pane, cioè la base per poter poi gustare tutto il resto della vita. Il vino lo bevo pochissimo, ma molto molto buono, possibilmente. Insomma. Quindi se doveste farmi un regalo, una bottiglia buona, se no è buona l'acqua dello sindaco. Avete qualche domanda da fare al grande Duccio? No, bene, no, che ecco mai. Qui, 392-944-1132, ma anche un saluto, magari ma sì, li trovi qualche fans. Mo è il periodo insomma di crisi, le domande più insomma, più semplici sono domande di quattrini, queste sono quelli che fanno le domande per Quanti album hai inciso? Ah, pensavo di fotografie, non lo so. Non ce l'hai conto? Io no. Ho provato a fare una selezione, ma è... No, ti giuro, non è che ce l'ho... Hai una quantità pazzesca a no, livello pazzesca discografico? No, perché dopo non sono un grosso, creativo. Io quando ho l'idea, anche da una cazzata, perché insomma, io faccio cose così, qualche volta esce pure una canzone un pochino più seria, come può essere la canzone dei Pescatori, Borgo Marina, come può essere un pochino anche Signoriccoci, però normalmente sono canzoni poco attendibili, comunque credo 12-13 album, però ripeto, non sono un grosso produttore, comunque non sono molto, non mi viene il termine, adesso creativo? Beh, oddio, no. Tu non creativo? No, non perché poi... sai perché? Ti spiego. Perché mi dibatto un po' tra la comicità e il sentimento. Per cui troppe volte succede poi che ti viene in mente di fare una canzone bella, però dopo ci ripensi, sì, vabbè, questa è una bella canzone, però... Ma la gente da vai me. Un po' in conflitto con te stesso perché vuoi essere tutti e due insieme ma non ci riesci. Ma anche perché poi quando sei dal vivo con una chitarra in mano eccetera e vuoi cantare la gente sotto facci ridere, insomma, sai. Però sai che a me è piaciuta tantissimo questa sfera della tua professionalità. Sì, perché si percepisce in qualche modo che poi è la componente fondamentale della commedia, cioè la commedia senza tragedia non potrebbe bravissima, esistere. Bravissima, sembra che l'hai studiata sta cosa. Ma è così lo dicevamo all'inizio, se non c'è un dramma iniziale non ci può essere una risata. Le risate sono tutti dei drammi finiti bene. Insomma. Capovolti. Sì. Senti, per celebrare con te la comicità italiana che... Poi dopo mi piacerebbe anche approfondire meglio l'argomento. Vorrei chiedere alla regia, ho preparato un brevissimo frame di che cosa è la comicità e il comico per il grande Gigi Proietti. Così lo ricordiamo. Ebbè. La regia. Quando sono ragazzina, come rido alle sue barzellette, non rido alle barzellette di nessun altro. Ma come si fa e cos'è un tempo comico? Adesso me lo chiede, ci vorrebbe una settimana per... Il tempo comico è uno spiazzamento, è un tempo molto, molto realistico che si riesce a recuperare e a rifare, che è difficilissimo. Certa comicità è molto difficile. Spesso viene scambiata la comicità col buffo, il comico col buffo. Il buffo a me non m'ha mai fatto ridere. Il comico è un'altra cosa. Bravissimo. Grande Gigi. Bravo, grande Gigi. Io da lui ho appreso un'unica lezione su un palco. È ovvio che quello che fate non è realtà. Fate una finzione. Siate finti, ma non siate falsi. Che è tutto poi. Ed è la chiave di come... di come affrontare proprio sia la comicità sia il dramma. Io, insomma, mi sono sempre dibattuto. A proposito, ti devo ringraziare
perché ieri erano 53 anni, giusto ieri, dalla morte di Antonio De Curtis Totò, e quindi è quasi una ricorrenza per me importante. Insomma. Lo abbiamo ricordato e poi dopo ho una sorpresa. Immagino, anche. immagino, sì. Ragazzi, ci siete in linea? Ma no, stanno a dormire tutti. Sì, Manu. C'è qualche domanda che volete fare al grande Nduccio? Noi siamo estasiati dal maestro Nduccio, che non so se lui vuole essere chiamato Germano Nduccio. È uguale, non lo so. È uguale. Come ci pare? Allora, noi ci abbiamo questo omaggio per lui, che ringrazio Sebastiano Deusanio, che è un mio amico che da Tollo si trasferì a Porto Potenza Picena e mi cantava negli anni 90 questa canzone che fa così. E non si taccia appesa lo chiodo, e non si tricche, non si muove, si nipesse la folina e le vele tagliuline. E non si taccia appesa lo chiodo, e non si tricche, non si muove, si nipassi la farina e le vele tagliuline. Così. Bravi! Oh, grazie di cuore. Oh, salutami l'amico di Tollo, anche perché esatto. C'ho un po' di amici con cognome Deusanio. Deusanio, esatto, tra perché cui, so che è un cognome, esatto. Tra cui poi maestro, poi io vorrei sapere della festa del vino di Tollo, perché io e il mio qui partner del Duo Vago vorremmo una volta andare alla festa di Tollo del vino, una festa seria, diciamo. Guarda, io purtroppo so che da anni non ne fanno più. Io l'ultima a cui ho partecipato erano cantine aperte. E erano due palchi, io stavo su uno, sull'altro palco c'era, non mi sfugge il nome, comunque un conduttore importante. E dice, allora fate insieme, perché c'erano forse 4.000 persone. Dico, no, fa finire lui, poi, ma dopo si fa, ma non devo preoccupare. Venne il presidente della cantina e mi disse, ma adesso abbiamo solo un'ora. Ma che un'ora? È solo 9. Ma alle 10 chiudiamo. Allora che niente di un uomo, cantina aperta. Bravissimo. Infatti questa cosa l'ho sempre contestata, perché quando mi apro a bere il vino, cioè alla sera, ti mandano via, ti chiudono tutte le cantine, tu rimani con sto bicchiere appeso sul collo e non ci fai niente, capito? Ecco. Quindi dobbiamo fare una festa parallela. A proposito di cantine, ti dico un nome di un locale nel quale ho passato bellissime serate e c'ho degli amici, ormai non è più gestito da questi amici da tanti anni, il Caffè Novecento. A Porto San Giorgio? Bravo! Ok, lo conosciamo, sì! Sì! Beh, ottimo! Molto bene, quindi ci possiamo avvicinare, diciamo, geograficamente. Andate noi a scendiamo, nome, voi a salite. Nome mio! A posto, fantastico, a posto, è fatta. E come si suol dire dalle mie parti, sta parlato, vero compa? Esatto, sta parlare, sta parlato, come per dire, ha detto la sua e è definitiva e si fa, punto. Qui nascono progetti enogastronomici, due settimane fa è nato il progetto della Sagra. Esatto, Manuela, perdonami, vogliamo dire a Nduccio questo progetto che abbiamo con lo chef Giancarlo? La sagra della parmigiana di borragine. Guarda che faccia che ho fatto. Esatto. Allora, andiamo in pubblicità, ragazzi, torniamo, perché qui ogni minuto che passerà sarà molto pericoloso, anche sta per arrivare il nostro, tra virgolette, chef, il nostro food man Giancarlo Pierannunzi, ce ne parlerà poi tra le altre cose. Pubblicità, regia. È impossibile non continuare lo show anche dietro le quinte durante la pubblicità. Chiedo venia per il pubblico, ma dovremmo siamo veramente... bambini.
Giochiamo, ci divertiamo. Quando mi capita una situazione così, dai. Ma guarda, perché tu sei una donna ormai in carriera, tutta no. Televisione, lavoro, pim pum pam. Una volta con la famiglia venivate pure a vedere gli spettacoli di Induccio. Quanto ti manca lo spettacolo? Tantissimo, ma al di là del pubblico, che bene o male, sono talmente scemo che riesco anche ad immaginarlo adesso, per esempio, quindi non sto parlando da solo, parlo a 3-4 persone. Se il tuo padre ci starà ascoltando, sì. Penso, mia moglie pure, sono già 2 persone, quindi due siamo noi, una 3 dalla regia. C'è anche mia nonna che fa dei sì, tutte le puntate, tutti i giorni. Dicevamo, quante risate con Paolo. Paolo, quante risate hai regalato al tuo pubblico e non solo, perché veramente tu sei un orgoglio regionale, perché comunque sei stato il primo a sdoganare l'abruzzese in Italia, perché tutti sapevano il dialetto toscano, sì, 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 e il dialetto siciliano, il calabrese, ormai, il sardo, sì, sì, però l'abruzzese sei stato tu. C'è ancora tanto lavoro da fare, c'è ancora tanto lavoro. Ma come hai questa reticenza, tu che sei così, perché ricordiamo che tu sei menzionato come grande comico e maestro, ma, no, ma Germano D'Aurelio ha una cultura infinita, sconfinata, è una persona secondo proprio me, di letteratura. Scusa, secondo me stai leggendo la biografia di un altro. Secondo me, ma no. No, dico scherzo, vero, dico scherzo. Veramente. C'è una passione nell'apprendere, mi sento più ragazzino adesso a 66, quasi 67 anni, che non a 6 anni. A 6 anni cioè andavo a scuola, ma no, ma sai. Invece adesso mi abbevero ai libri, mamma mia, se potesse recuperare 60 anni persi tra nelle cazzate dei muretti con gli amici, nei bar, nelle cose, che so, anni serviti anche quelli, perché ti fai un'altra cultura, una controcultura, però mi piacerebbe leggere adesso tutto quello che non ho letto in 60 anni. Peccato. Quando si è giovani si fa sempre quell'errore, cioè la voglia di prendere la vita a morsi, quindi non si è consapevoli. È però così. Poi dopo con l'età avanza e si capisce appunto quanto è importante creare delle basi solide. Bello, abbiamo trovato un rimpianto. Eccolo, no, non eccolo. Non ci facevo caso, abbiamo trovato un rimpianto, vedi? Gira e gira alla fine. Che poi è un po' anche una parentesi tua triste, perché tu avevi iniziato un determinato tipo di percorso scolastico, ma ben sì, preciso, sì, che sì, hai sì, dovuto sì. purtroppo cambiare a causa della morte insomma, del tuo papà. Insomma, sì, grosso, però dopo ci sta la base, sempre una mente squilibrata, perché io stavo in un istituto a Roma, e stavo facendo il quinto ginnasio, è morto mio padre, quindi ho lasciato lì perché in quegli anni l'esigenza in una famiglia era che dovevi poi lavorare. Mia madre mi disse, ma col classico che ci lavori? Oggi è diverso, però una volta che andavi, insomma, o arrivavi alla laurea, però la famiglia avrebbe dovuto avere delle energie e delle facoltà di portarti alla una laurea e poi andare a fare l'insegnante di latino, di greco o di italiano. Oppure, come ho fatto io, sono uscito da questo istituto, mi sono iscritto all'Istituto Tecnico Industriale, prima a Chieti, dopo a Pescara, e non ho studiato più perché campavo di rendita. Tu hai iniziato da subito, cioè Induccio è nato addirittura a scuola. Durante sì, quella... è verissimo, sì, è nato a scuola perché, insomma... Si giocava tantissimo anche con i professori. Chi era Induccio? Eh? Ma chi era sto Induccio? Ma il nome l'ho rubato perché c'era un vecchietto, manco tanto, insomma, di Roseto, che Almerindo lo chiamavano Induccio. Siccome era uno molto simpatico, molto originale, che succedeva che un mio amico di Roseto, che prendeva l'autobus tutte le mattine con me per andare all'industriale di Chieti, mi raccontava le malefatte di Induccio, e quindi il primo spettacolo che ho fatto a scuola mi hanno appioppato sto nome, che poi me lo sono portato
per tutta la vita, insomma. Eccoci. Che poi hai fatto uno spettacolo, leggevo nella tua biografia, dove il preside si è congratulato addirittura, sì, hai avuto un grande successo. Era uno che lo conoscevamo solo per il suo carattere deciso, burbero, e a un certo momento, visto a fare lo cretino, là, ho visto che ha cacciato il fazzoletto, si asciugava le lacrime, se tu vedi che sono sbagliato tutto qua. magari avrei dovuto studiare, che ne so. Volevo andare anche a Roma da Proietti, che ho avuto la fortuna di conoscere all'Aquila quando lui dirigeva il Teatro Stabile. Ci siamo visti diverse volte, però dopo le strade sono quelle, sono diverse. Salute. Come è cambiata la comicità, caro Germano, in questi decenni? Ma la comicità, diciamo, la moda è cambiata, perché la comicità, questa è una fotografia che mi colpisce però, posso risponderti dopo? Assolutamente, sì sì. Perché questa anche perché è una tu ti foto ricordi tutto. Abbastanza, questa è una foto scattata dentro la miniera di Marcinelle, dove c'è stato un disastro nell'agosto del 56, mi pare, 58, non ricordo. E lì, insomma, morirono tantissimi italiani, moltissimi abruzzesi. Ed io sono stato più volte in Belgio in tournée e sono andato ad onorare questo sacrario ormai. Devo dire complimenti al Belgio perché ha fatto un ottimo lavoro. Anche la regione Abruzzo ha preparato una parte di sacrario per gli abruzzesi molto molto commovente, molto bello. Vabbè, stavamo a parlare di altro, però purtroppo la vita è fatta anche di sti sprazzi qua e va bene. Che diceva? Che mi sono scordato. Torniamo alla parte un po' più tecnica, la comicità, no? La come comicità è cambiata di ieri, di oggi. Come è cambiata? Io dico che fondamentalmente l'uomo non cambia modo di ridere. Però ci sono delle mode in cui c'è un'influenza. Faccio un esempio per farmi capire dai parenti miei in Abruzzo, insomma, scherzo. E oggi c'è una prevalenza di comici milanesi che sfruttano molto di più il tormentone, oppure anche nei comici romani, tra cui conto molti amici, per esempio uno di tanti è bravissimo, Antonio Giuliani, lui spesso mi spiegava di come studiava i testi per rendere la comicità una specie di scansione, come la batteria che abbiamo visto prima. E quindi un bravo comico, questo me lo diceva Antonio forse 20 anni fa, sì, all'incirca, 22 anni fa, quando ci siamo conosciuti, mi diceva, io i testi miei sono scritti per scandire una risata ogni 12-13 secondi. E io ritenevo sta cosa assurda, dico, ma no, io faccio un discorso, poi, e no, perché poi il pubblico si distrae, aveva ragione Antonio Giuliani. Ma i milanesi, ancora di più, oltre al testo ritmato di battute, riescono da primi, poi ormai è diventata un'abitudine, anzi un vizio, a inserire un tormentone che alla fine, ma prima dei milanesi l'hanno inventato, i tormentoni sono stati inventati dagli americani, che tu ridi per trascinamento, per ritmo e per il tormentone. Io pure ho usato un tormentone tanti anni fa, 23-24 anni fa, ma io l'ho fatto quasi per caso, che la gente sta esaurita, insomma. La dice quindi, Landuccio Style? Eh? La dice Landuccio Style? La gente sta esaurita, giuro! E sei stato Cassandra in questo, perché effettivamente oggigiorno, e io mi identifico in questa compagine, non c'è tutti tempo più per fare niente, per coltivare gli affetti, il tempo, siamo un po' tutti esauriti. Ma io, in quel senso, io abbiamo esaurito l'energia quella bella. Ti dico, appena sposato, avevo la macchina, non avevo la patente, quindi per due
Perché? Perché avevo trovato un'occasione, quindi l'occasione fa l'uomo ladro e mi sono comprato la macchina e dopo l'ho cominciato a portare senza patente, tanto mo sta in prescrizione, quindi non mi può fare niente. 6 mesi. Però i primissimi giorni appena sposato andavo con l'autobus, pure con mia moglie dovevamo andare a fare le spese con l'autobus e ci mettevamo a sedere di solito in fondo per guardare tutti i... gli intervenuti, tutti i viaggiatori, e dico, questo sta forte, questo sarà uscito, ma hai visto quello che ha detto, che ha fatto, eccetera, eccetera. E quindi ci divertivamo così. Per esempio, entrò un signore rispettabilissimo, che tra l'altro conoscevo pure, entrò sull'autobus con un non mi viene il termine, e no, sono quelle per farci la pipì la notte, la cacca, queste cose qua, portate sotto i bracci, manco una busta, una cosa, allora la gente sta saporita. Quindi iniziai a dire alla gente sta saporita tanti anni prima, poi una volta mi è successo di fare uno spettacolo e stavo a pugno chiuso, che non è un partito politico, e così dissi intercalando qualche volta la gente sta esaurita, sentii dopo 3 volte, 4 un boato e quindi poi lo inserì nel contesto di tanti monologhi miei. Cara Manuela, comicità di adesso come la vedi? Ma guardi, adesso credo... c'è stato quel successo targato hashtag LOL che un po' ha rimescolato le carte in regola per i comici, cosa ne pensi? Non ne penso, io penso che ognuno faccia il proprio lavoro, se ci crede, se con fede va benissimo tutto, può darsi pure che ci sta lo paradiso, che ne so io, va bene, quindi va bene tutto. Io per sicurezza non l'ho manco visto, guarda, perché Non amo l'artefatto, nel senso, vengo da un'altra scuola, ho la mia età, insomma si presume che abbia, no, la maturità, ormai sono fragile così, però dico, cambiano le mode, sì, ma la sostanza non cambia. Per esempio, scusate se sono logorroico, però credo che la comicità, intanto l'uomo è l'unico animale che ride, ma a parte la iena, queste cose qua, però l'intelligenza porta alla risata, porta all'ironia, porta all'introspezione, all'analisi e quindi alla risata. E questa bestia che ride, che è l'uomo, io credo da quando è stata fabbricata, mo, grosso modo ride per le stesse stupidaggini, grosso modo. Poi i mezzi sono diversi, capito? A me mi hanno detto, ma la digitalizzazione non ti ha rovinato, a me, ma figurati. Cioè, poi i miei utenti non sono, cioè, può darsi pure che siano digitalizzati, ma vuoi dire, è arrivata la pellicola che fa finiva il teatro, ma no, è arrivato il CD, finiva la musica, no, non è così. Quindi è una maniera, è un modo di cambiare le cose. Però, tornando a ieri, onore a te che l'hai ricordato, dopo 53 anni dalla morte, se oggi chiunque di qualsiasi età vede un film di Totò, ride. E allora che cosa è cambiato? Niente. Non è, i veri comici fanno ridere comunque. Grande maestro. Grandissimo maestro, ecco, stiamo vedendo dei pezzettini di quello di cui parlavamo poco fa, che poi c'è stato il tormentone di Lillo e Greg, Sol Lillo, che sta spopolando non solo sul web ma anche in televisione, quindi forse perché l'italiano aveva bisogno tanto di ridere. Ma io credo, c'è pure Elio. Elio, sì, è stato notevole, devo dire. Beh, ma lui sempre lo è, prima di tutto a livello classe. Musicale, perché è una persona immensa. Ci tengo a dirlo che lui c'ha i nonni che sono abruzzesi, quindi ecco. Con un po' d'orgoglio. Anche qui binomio, Marche Abruzzo, eh? C'è sempre un binomio, Marche Abruzzo. Lo so, qua siamo nel pieno Marcuzzo, insomma. Allora, caro Germano, adesso ricordiamo anche delle...
dei momenti molto belli della tua vita, ma prima ancora torniamo a tavola, ci sediamo e adesso mi devi dire il tuo piatto preferito. Il no plus ultra, quello che tu proprio, cioè, non puoi dire di no, cioè, che proprio... impazzisci, che ti mangeresti in si sa quante porzioni. Tutto. Cioè, io il problema mio è che, come nella vita, io spiego spesso, pure a mia moglie, che spero sta a stirare e mi sta a sentire, cioè, lei soffre molto di simpatia e antipatia. Dico, ma perché? Tra due giorni moriremo. Ma tu c'hai ancora chi ti sta simpatico e chi ti sta... Io non conosco, con grande lavoro su me stesso, sono riuscito a disconoscere l'odio e a non calarmi nelle simpatie e nelle antipatie, ma apprezzare gli sforzi di ognuno, insomma. E quindi, diciamo così, non mi sono perso, però. Quindi tu devi mangiare tutto per forza, cioè non hai un... Ma proprio... certo, perché dopo che succede? Che nella vita, come a tavola, se tu non hai degli odi particolari, riesci ad assaporare tutto. Ecco. Perché no, ma io, sai, non mangio le verdure. Purtroppo io me le mangio. Allora, quando mi siedo vicino a qualcuno che dici, sai, però io non mangio la carne, non ti preoccupare, me le mangi. E io sono vegetariano, sono. Sì? Sì, sì, io sono vegetariano, mangio solo carne, cioè, però mangio erba e erbivori. Quindi, siccome loro hanno mangiato solo l'erba, quelli che stanno mangiando il sopra passa a me. È così, insomma. Ne parliamo. Ecco. Ti faccio questo regalo in nome, vai, appunto, della tua... anche origine del profondo sud abruzzese, certo. Si può definire così uno dei must della cucina, non solo teatina ma anche pescarese. A questo punto io tirerei in ballo un grande, non lo definisco come lo definisce Vago Bartovsky, chef, ma bensì lui è un food man, diciamo all'americano. Scusate, non una cosa, volevo chiedervi una cosa perché sono ignorante, sì. Ma qua... usate ancora l'italiano, sì. Volevo dare un tono. Sì, sì, infatti. Ho capito, però. Perché adesso arrivo al dunque. Siccome lui non vuole essere definito così, non vuole essere definito food blogger, allora si è chiamato lo SD1. Oh, eccolo qua. Questo, lui questo, ha creato uno spazio che ha chiamato SD1. Diamo il bentornato al sorriso in cucina più bello che c'è, Giancarlo Pierannunzi. Ciao a tutti, piacere tantissimo, signor Nuccio. Piacere mio, anche se mi hanno spostato la telecamera, non so dove sto. Ah, sto qua. Vabbè. Caro Giancarlo, è un regalo allora, per il nostro Germano, vero? Io intanto volevo raccontare al signor Germano, detto Nuccio, che sono cresciuto con le sue musicassette, cioè nel senso, avendo una famiglia molto molto numerosa, tutti i miei zii che vivevano e sono andati a vivere all'estero, Svizzera, Sud America, così, tutti quanti, quando tornavano in Italia, la prima cosa che ti mandavano, va bene, il cibo, ma le cassette di Induccio. Normale. E quindi noi acquistavamo le cassette di Induccio, io fin da piccolo, io, mio fratello, tutta la nostra famiglia, ascoltavo sempre le tue musiche sostanzialmente, quindi Luce Taccia Pesa Luchiola, Nenze Trizzi che Nenze Mo, cioè bellissimo, cioè, noi siamo cresciuti con te, con le tue barzellette, quando traslavi diciamo l'inglese scritto degli americani, degli italiani in America, le strade street anche se sono larghe. Ma io guarda, mo, se andiamo sull'estero, non finisco più perché poi sono molto chiacchierone e logorroio. Dove stanno i tuoi parenti all'estero? Allora, Venezuela, Stati Uniti dove, e Svizzera. Dove? La città devi dirmi. Le città, Bielbien in Svizzera, Bielbien. Ce ne sono diversi, Maracay, stato, in Venezuela. Sono stata. Ay, habla español, señor. Pochito, ma hablo bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Stati Uniti, Chicago. Mia nonna è nata a Chicago. Chicago ci sono stata una volta sola. Di notte. No. Io lo sapevo che dovevi dire. No, perché...
Sì, Chicago ci sono stati con una tournée con diversi grandi big, tra cui Jimmy Fontana, chi c'era pure, c'era la... non la Berti, non mi ricordo, comunque vabbè, Chicago, una sola volta in realtà, mentre Maracay diverse volte, bellissimo, da Maracay sono partito ad andare a visitare una località che è la migliore come produzione di cacao, che è Chuao. Io ti auguro Chuao. Di andare a trovare i tuoi a Maracay, poi da lì parti e te ne vai a Chuao per gustare le fave di caffè. Di cioccolato. Le fave di cacao, ok? Eh? A Chuao, a gustare Chuao. Le fave di cacao. Pure esatto, esatto, esatto. Vago Bartoschi, torniamo un po' alla nostra scaletta. Voi lo sapete che io vivo di tensioni per questo benedetto tempo che scorre troppo velocemente, soprattutto quando si sorride, si scherza e si sta così bene. Facciamo un jingle d'ingresso per il nostro Giancarlo Pierannunzi, il nostro SD1? Facciamo questo jingle qui. Sotto la cabana, vede bella frate, sotto la cabana, quante ne so fatte. Sotto la cabana, rete bella frate, sotto la cabana, quante ne so fatte. Come si chiama il batterista? Marconi, Francesco. Francesco Marconi. Alla batteria, esatto, no, è lui. Ti volevo dire alla batteria, mo, però tu a tavola ti sei seduto e ti sei alzato giù. Sai come diciamo noi in Duccio? Diciamo appoggia di gomiti. Sai perché si mette così e non li toglie più. Appoggiare i gomiti. E diciamo pure a Pierannunzio di non invitarlo perché questo si mangia pure. E vogliono fare la sagra. Esatto. Ah sì? Sì, si sono coalizzati per fare la sagra. Adesso la sagra. Arriva anche l'altro elemento, di Duccio che cosa? Mio. Adesso arriva. Prima però parliamo del piatto tipico di oggi. Giancarlo, metti il turbo. Eccoci. Allora, oggi in onore di Induccio volevo nominare un piatto famosissimo dell'enogastronomia abruzzese che sono le pallotte caceovo. Le pallotte caceovo non solo sono un piatto famoso d'Abruzzo, ma sono il piatto simbolo della Seconda Guerra Mondiale. Perché quando purtroppo ci siamo trovati a cavallo, insomma, di questo brutto periodo, c'erano delle razzie. Le razzie dei tedeschi erano indistintamente su tutte le case, su tutte le abitazioni. E le donne abruzzesi, furbe, nascondevano quello che potevano nascondere. Quindi formaggio, uova e pane dove potevano. Nella maggior parte dei casi venivano nascoste addirittura sopra le travi, quindi proprio sopra le travi del tetto, tra il tetto e la trave, oppure dietro dei mattoni, in qualunque pertugio che avevano in casa, nelle stalle venivano inserite queste pietanze, che poi, essendo le uniche che avevano, con le quali potevano cucinare, perché i tedeschi quando arrivavano rubavano tutto. All'epoca c'era la carta del cibo che aveva, come dire, concesso tra virgolette il regime fascista, che permetteva la carta non aria, vero? Esattamente, che poi è stata chiamata la carta non aria, ogni singolo individuo di avere 2 chili, pensate, 2 chili tra riso, farina, uova a ogni 2 mesi. Cioè ogni 60 giorni, quindi una famiglia pure di 3-5 persone, 2 kg di roba che magari noi oggi ne consumiamo, non dico in una settimana, ma mettiamo 10 giorni, e quindi invece loro erano costretti a dover, come dire, attingere soltanto da quello. Le donne, quando andavano questi tedeschi lì a fare ste razzie, nascondevano di tutto. Al che, sempre risparmi e comparisce l'abruzzese, le donne hanno inventato questo piatto. Questo piatto quindi era il pane raffermo, pane secco, tritato. La ricetta storica, tramandata oralmente, poi ognuno la fa come vuole, però tramandata oralmente diceva, ci vuole metà di pane,
metà di formaggio, di quel formaggio metà di pecorino, metà di quello che ci sta. Poi ai giorni nostri è arrivato ad essere il parmigiano, in verità il latte, il formaggio vaccino stagionato, media stagionatura e tutto il resto, ma comunque quello che più ci piace ci mettiamo all'interno. E poi le uova, un uovo ogni 200-300 grammi di impasto. E da lì venivano fritte, all'epoca non erano fritte con l'olio, questo, l'olio di semi, l'olio di arachidi, così venivano fritte nello strutto, perché era l'unica cosa a cui, di cui disponevano sostanzialmente. Quindi è il cibo povero per antonomasia è anche per confesso il più diffuso di tutto l'Abruzzo, ma non solo dell'Abruzzo, perché degli amici marchigiani, degli amici molisani, degli amici umbri, degli amici laziali mi hanno raccontato che insomma anche nelle loro storie e tradizioni si trovava un po' questo, questa tipologia di piatto. Poi noi diciamo ce lo siamo un po' presi come più a cuore dell'arrosticino, perché l'arrosticino è il più noto, ma in verità il più diffuso è la pallotta. Beh, io ho già fame. Vago! Si è alzato... Manu, io volevo fare... Mi si è alzato il piccolo glicemico. Al nostro glicemico. Luminare culinario, Giancarlo, per lo sfondo, diciamo, green, che sembra un'aureola, non so, un'aurea... vegana, non lo so, sembra proprio diciamo lo sfondo ideale per una bella parmigiana di borragine, per esempio. la dico così, è un piatto a caso. Uno a caso, guarda. Un piatto a caso. Dobbiamo trovare la colonna sonora per sponsorizzare bene questo grande evento appena dopo. Che periodo? Che periodo, chiede Germano? Allora, in verità, dietro le quinte, attrezzavamo qualcosa per l'estate, se Dio vuole, insomma, che si torni ad una vita, non dico normale, ma piuttosto regolare, di organizzare qualcosina sul porto, diciamo, di San Benedetto, su di una barca o su di un caliscendi, in maniera tale da poter essere all'aperto, in sicurezza, e allo stesso tempo gustare qualcosina di simpatico e genuino. Bene, il cefì su una barca. Poi scusami, per esempio, io potrei pure fare una dependance della la Vorraine, come dicevo noi abruzzese, però da noi la Vorraine se le magna l'asino, quindi dobbiamo pure affrettarci. Dove la trovate qua la borragine? No, ma parlavamo di pesce, la borragine perché è uscito un discorso su che è un'erba spontanea e che ci si fa molte cose. E quindi è stata la prima puntata della borragine, e da lì è nata tutta la trafila della sagra della borragine, sì, della parmigiana e di tutto il resto. In verità la borragine, gli ultimi giorni sono questi, verrà utilizzata il 1° di maggio insieme a tante altre cose per fare le virtù. Le sante virtù. certo. Ragazzi, diciamo che se è un tormentone è colpa mia, diciamolo, diciamo così, passato, dai, io sono il soggetto infantile del gruppo, quindi è colpa mia se è diventato un tormentone. Senti, Andrea, caro Vago, tu volevi dedicare un'altra canzone a Germano, vero? Noi volevamo fare la risposta, diciamo, folcloristica alla musica di Germano, che è in dialetto abruzzese, volevamo fare la canzone degli Sfollati, un pezzettino piccolo, diciamo così, giusto per rispondere etnicamente, vogliamo dire, alla diretta abruzzese. Questa è marchigiana e fa così: la io lo porto con lo primo mitragliamento, tutti si dà la fuga pronti allo sfollamento, chi se butta in campagna, chi rendo gita no, chi su per la montagna, moro valle monte co. No altri ci troveremo vicino a tra lei, sul letto dei due posti dormemo in 5-6, ci siamo rifugiati alla meglio che se può, e l'ultimi che ria ad a dormite po. La 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 la. La 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 la. Andrea? Bravi, io devo fare una nota a voi, complimenti, ma volevo riagganciarmi a Giancarlo, perché loro hanno parlato di sfollamento, tu durante l'occupazione tedesca, che poi le pallotte calcio sono ancora più antiche della guerra,
Però io, la mia canzone in realtà fa riferimento, una mia delle tante che poi avete accennato prima, fa riferimento proprio all'epoca dello sfollamento, perché dice: ha passato lo 48 e la panz ancora sabotte, ricorda anche questo. Sì. Cari ragazzi, chissà cosa direbbe a questo punto il nostro caro Antonio Corradi. Eccolo! Buonasera. Eccolo! Il momento poetico! È lui! Ciao Antonio! Salve, buonasera a tutti. Ciao Anduccio, che meraviglia vederti. Io da bambino, posso raccontare questa cosa, Manuela? Certo! Allora, da bambino, io ero piccolo, mio papà era tra gli organizzatori di una festa qui a Silvi e chiamarono Anduccio. Che era come se avessero chiamato i Rolling Stones, no? Allora sale Anduccio sul palco, mio papà mi prende, mi dice: vieni, lo devo presentare, vieni con me, mi prende per mano, salgo su. Io già quando ero piccolo, purtroppo, come sapete, prendevo l'iniziativa. Allora mi ritrovo il microfono in mano, c'avevo la piazza davanti e inizio a dire una barzelletta, un piccolino, è una. Vedo che la gente ride. Allora Anduccio, capito, mi dà corda un po', inizio certo. La seconda e dice Anduccio: Stella, vabbè, mo gliela faccio dire. Alla terza mi prese il microfono, mi disse: vabbè, lo bardamo vattene, perché sennò qui non mi paga. Era già una promessa, hai battezzato anche Antonio Corradi? Immaginavo, mannaggia, scusa. No, ma il pericolo c'era. Caro Germano, noi con Antonio facciamo un percorso all'interno della poesia, perché la poesia salva. La poesia è un po' dimenticata in questo periodo dove si fa sempre di corsa, di fretta, non c'è mai tempo per nulla, e quindi la poesia, affinché non venga dimenticata ma professata come stile di vita, abbiamo chiamato supereroe per antonomasia, che è Antonio Corradi, scrittore, poeta e anche maestro di scrittura creativa, che ci introduce. Posso rovinarti questa parentesi? Tu puoi fare tutto, maestro. Allora, vai. Andavo a scuola, l'Istituto Tecnico Industriale a Chieti, dicevo prima, e fecero un concorso letterario sulla poesia. E due o tre generi, tra cui allora si parlava molto dell'ermetico, no? Dice ermetico della mutua, no? E io scrissi una poesia, ma solo per rompere le scatole, e ovviamente fu bocciata la poesia, però andai, perché mettevamo dei nomi non veri, degli pseudonimi, e però se mi devo gustare cosa dirà la commissione, e la poesia te la faccio breve, perché è già breve di su, perché è ermetica, e si intitolava Lo sgambetto. Patapum, mannaggia tutte le sabate, finita poesia. Io già patapum, già mi sono messa a ridere, ragazzi. Antonio, oggi invece chi ci porti? Perdonami, sì, allora, andò, perdonami. No, anzi, ci mancherebbe, io ti ringrazio. Allora, oggi io per onorare anche Duccio ho portato un altro personaggio che con la poesia ha saputo creare, anzi usare il proprio dialetto per farne una lingua. Quindi invece di usarla come qualcosa di che resta nella propria terra d'origine, addirittura col dialetto. Antonio, è riuscito... scusami se ti interrompo, sì, prima che tu possa iniziare a prendere il volo. Ti ricordi, sì, quello che ti avevo detto per telefono, che c'era tantissimo tempo, che saresti, cioè potevi interpretare tutto quello che volevi, ti ricordi? Sì, come no, certo. Ecco, non vale più niente. Abbiamo scarsi 6 minuti perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci siamo mangiati tutti. Va benissimo. Allora, io intanto che faccio? Ti presento. Quindi parlo di Trilussa, ecco, grandissimo poeta romanesco, romano e romanesco. Sì, infatti il suo vero nome è Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri. Tutti questi cavolo di scrittori hanno 7-8 nomi.
e quindi da qui io capisco, siccome c'ho solo nome e cognome, che difficilmente farò carriera. Esatto. Già, ok. Bene, il salto di qualità, vado subito al sodo, lo fa quando lui che gli viene in mente di riscrivere le favole di Esopo, che poi ha riscritto Tolstoi, però dandole delle morali non più dell'epoca, ma attuali, ed ha una dolcezza, una sagacia nel raccontare queste cose meravigliose. Vado subito a leggerne una o andiamo in pubblicità? No, tu. Prima una poesia, poi dopo la pubblicità, scherzi. Ok, benissimo. Allora, er carattere, faccio un po' il romano, metto un po', capito? Aspetta che ci abbiamo anche la musica, eh? Vai, Vago! Un rospo uscì dal fosso e se la prese col camaleonte. Tu c'hai le tinte sempre pronte, quanti colori che t'ho vista addosso. L'hai ripassati tutti, er bianco, er nero, er giallo, er verde, er rosso. Ma che diavolo c'hai dentro al pensiero, pari l'arcobaleno? Non c'è giorno che non cambi idea. E dai la tintarella, la livrea, adatta alle cose che c'è intorno. Io invece che me qua, sono sempre grigio perché sono nato e vivo in mezzo al fango, ma non perdo il prestigio. Forse farò ribrezzo, ma so tutto d'un pezzo e ci rimango. Ognuno crede alle ragioni sue, disse il camaleonte. Come fai? Io cambio sempre e tu non cambi mai. Credo che se sbagliamo tutte e due. Senti, io prima della pubblicità vorrei chiedere scusa alla regia, anche a Manuela, perché ti volevo soltanto sottolineare di salutarmi caramente tutta Silvi, dove io ho fondato e portato avanti per alcuni anni, poi purtroppo miseramente per voleri amministrativi e politici finita, la canzone del sole, cioè sono stato capace di far tornare Mogol a Silvi, dove ha trascorso tantissimi anni di vacanze l'estate e con questo mare blu, diceva Mogol. Dove fermi è nata tutti, la canzone del sole? Fermi tutti, sirene, regia, se sei velocissima, prima della pubblicità abbiamo anche questa. No. Sì. Abbiamo il video di Mogol con Duccio. No! Vai, regia! Ce l'abbiamo? Lo mettiamo allora dopo. Allora andiamo pubblicità e lo mettiamo dopo, dai! Pubblicità, torniamo ragazzi, fermi lì, eh! A Duccio non piacciono le sorprese. No, io allora. No, perché qui giustamente continuiamo a chiacchierare e fra le varie cose. Nel frattempo sono passate quasi 2 ore, hai visto Germano? No, non me ne sono accorto, veramente lontano da mia moglie il tempo passa velocemente. Bella stasera signora. Sono ammazzato. Allora, ragazzi, ci siete tutti? Allora, il nostro Antonio, ne abbiamo una brevissima su Trilussa? Antonio? Ce l'abbiamo. Prova. Eccolo. Ci sei, vai. Ne abbiamo una brevissima, Antonio? Conterò poco, è vero, diceva l'uno al zero. Ma tu che vali? Niente, proprio niente. Sia nell'azione come nel pensiero, rimani in coso vuoto e inconcludente. Io invece, se mi metto a capofila dei 5 zeri tale e quale a te, lo sai quanto divento? 100.000. È questione dei numeri, a un dipresso è quello che succede al dittatore, che cresce di potenza e di valore più soldi zeri che gli vanno appresso. Grazie Antonio, bravo, io non bravissimo, mai di bravissimo per la scelta. Bravo Antonio. E ritorniamo su quello che c'eravamo lasciati. No, volevo chiedere ad Antonio se era stato in una delle edizioni che ho organizzato della canzone del sole con Mogol, se c'eri mai stato. Allora, io da quando sono piccolo, ogni volta che dico Silvi,
viene subito associato Mogol, gli oleandri quelli sono quelli di Silvi, lo so, ti vedo che ti è caro il tema, e infatti sapevo appunto che era opera tua il fatto che hai riportato Mogol a Silvi, lui ci veniva in vacanza e grazie a te insomma hai restituito questa bellezza al nostro paese. Che non paese. Siamo riusciti a portare Gianni Bella, che era invece l'esecutore, credo nel 93, della via degli Oleandri, perché avremmo voluto fare l'Amplein con Mogol, che era l'autore del testo, e Gianni Bella, che fu l'esecutore e autore della musica, che parlavano di Silvi, tutte e due, insomma. E ce l'abbiamo. È vero, ti ringrazio. Regia. Grazie, Antonio. No, ma rimane Antonio. Giulio Rapetti Mogol a Pescara. Buonasera, eccolo qua. Grazie. Allora, sono... Grazie molto. Sono fra due miei amici. Come disse Cristo in mezzo ai ladroni. Lui, voglio dire una cosa che ho detto a una signora che stava in fianco, a Franca, che stava seduta accanto a me. Duccio è l'unico che mi fa ridere, l'unico. Cioè io guardo la televisione, non rido mai. Una volta ridevo, c'erano dei grandi comici, adesso non rido mai. L'unico che mi fa veramente ridere è Duccio. Ha detto complimenti, veramente straordinario. Ma è quello che dicono anche in consiglio, vero? Quindi, voglio dire, non è, Subito gli è arrivata la sassata, ha detto, ha capito, il consiglio comunale dice, lo dico lo stesso. Sì, è buono, è buono. Allora, io, questa è stata una serata molto bella, interessante, perché si sono esibiti. Germano, mamma mia, quante storie meravigliose. Insomma, pure questa è stata una coltellata, perché non immaginavo che avresti beccato questo filmato. Poi con Giulio non ci vediamo da agosto dell'anno scorso, abbiamo fatto una serata insieme, ci siamo divertiti tantissimo, c'ho bei ricordi con lui, sono orgoglioso della sua stima ed amicizia. Grazie. Gli grazie occhi di questo. ti brillano, ricordiamo anche un'altra stella, caro Germano. Adesso mi stai pugnalando fortemente. Perché l'hai detto con un velo di tristezza e penso che ti stai riferendo a un amico forte, che non c'è più. Lo presenti tu? Dillo tu. No. Vabbè, parliamo di uno dei più grandi cantautori degli anni 90, 80-90. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato gomito a gomito. Qui stiamo in uno spettacolo che ho prodotto io a Roma, al Bagaglino, al Salone Margherita, che adesso non c'è più. Ed è stato veramente un orgoglio portarlo lì. E non vi posso raccontare le scene di gente che non lo ricordava più, che poi riscopriva la grandezza di questo uomo e di questo grande, grande, grande artista. Qui la canzone è straordinaria, io l'ho messo all'interno dello spettacolo che si intitolava Con tutto l'Abruzzo che posso. Che cosa c'entrava Goran, di origine serba, nato a Trento, però viveva a Cellino Attanasio, vicino casa dei tuoi quasi, e cosa c'entrava? Che lui ha scritto una canzone su D'Annunzio sul volo di Vienna e Trieste, e quindi l'avevamo inserito come una perla d'annunziana all'interno dello spettacolo del Bagaglino a Roma. Grazie a te, veramente.
lì è sullo schermo, sul fondale del bagaglino, sì. E andava il filmato di D'Annunzio, reale il filmato, che buttava i volantini su Vienna, insomma. Senti, carissimo Germano, ti sei accorto in maniera perspicace quale tu sei, appunto, che c'era qualcosa che non ridava, no? Sì, sì, perché io ti ho mandato dei link dove attingere qualche... È il momento sorpresa. Vago, mi fai un momento sorpresa, per piacere? Guarda, una cosa sola, spero che la sorpresa non sia la persona che dico io, perché se quelli mi alzo e me ne vai, guarda... Momento sorpresa, Vago, che vai! È marchigiano? Momento sorpresa, momento sorpresa, momento sorpresa, momento sorpresa, momento sorpresa. Come uscirò viva da questa puntata, già è meglio, è meglio lui che la sorpresa, sono sicuro. Regia, mi metti il video, per piacere? No. Oh, iniziamo subito con una notizia che richiama una battuta, esatto, che spesso l'abbiamo ascoltata in TV. E il titolo di questa notizia è: Tafazzi esiste davvero ed è cinese. L'antica arte marziale del Kung Fu, cavallo di ferro, consiste nel farsi colpire l'inguine da un enorme vedarino. Beh, chissà quanti fa male allo cuoraccio, a me me da ridere. Nel farsi colpire l'inguine da un'enorme trave. Guarda. Chissà quante donne hanno sognato di poter fare sto kung fu col te proprio marito. Ridere. A me sinceramente mi si sta un po' girando, ma comunque leggiamo la notizia. È facile che si giri, Che cosa? Ebbene, una volta che dai una botta là, si può dire. Sì, lasciamo perdere qua. Wang Liutai ha 65 anni ed è originario di un villaggio della Cina centrale. Non è un normale maestro di Kung Fu, no, e questo abbiamo capito. No. guarda qua, è bella. Ma cosa fa? Pratica una specifica corrente di arti marziali, unica e estrema, chiamata cavallo di ferro. Oh, il cavallo lo posso capire perché prende proprio la zona del cavallo, nel senso che il maestro, parliamo di Wang Liutai, si è... Eccolo qui, abbiamo in collegamento, momento sorpresa, Stefano Tisi! Duccio! Ma quando ne avete combinate insieme voi due? Allora, sai perché si è tradita lei? Perché ha cacciato in anticipo un filmato che hai solo tu, perché io non ce l'ho, che è quello di Mogol. Ma sì, fulminato, sì. Stefano, mi ha fulminato, no, e tu questo come ce l'hai? Cioè, ma perché... poi tutti i filmati che avete mandato sono miei, tra l'altro. Diciamo sì, la però diciamo, allora, io sono talmente sciagurato che non ho un mio archivio e una cosa. Ho fatto amicizia con Stefano quando l'ho visto bello, preciso, quadrato. Sentiamo Stefano anche però nel migliore dei modi, grande, certo, attore, regista, comico, presentatore, tutto, produttore. Cosa gli manca, Stefano? Archivista. Gli mancano solo mio. I capelli. Esatto, solo quelli. No, io dico sempre che da un momento a un altro sempre spuntare. No, però... vabbè. Però... è una bella sorpresa, Anduccio, è vero? Allora, la sorpresa qual è però, Anduccio e Manuela? Manuela, tu non lo sai, ma Anduccio e le altre trasmissioni che frequentiamo, non mi fa suonare l'organetto. Non so. No. Anduccio, che... lo posso? No. Non devi andare, Vago, Bartoschi. Il duo oggi potrebbe diventare trio, attenzione. Esatto, scatta subito la collaborazione, Manu, immediatamente proprio. Senti, subito. Vago, vuoi dire qualcosa a Stefano? Sì, no, infatti possiamo improvvisare assolutamente un pezzo chitarra, batteria, organetto subito. Sì, così Induccio mi licenzia e a posto, esatto. finite la carriera, bene. Esatto. Guarda, posso?
potrebbe sì. anche andare bene, perché con un secondo di ritardo che c'è tra un collegamento e l'altro può darsi che si includembre. Esatto, effetto delay. È vero. Oddio. Comunque Manuela, grazie per questo momento, per questa sorpresa. Dai, ci devi far sentire qualcosa, no? Ma guarda, questo è quello rotto, vedi, è un po' rotto, ma ci provo, ma proprio un istante, una botta proprio così, quello che mi ricordo. Io l'ho rotto io. Sì, ma dice sempre quello quando mi vede, una botta di saltarello marchigiano, siamo nelle Marche, ci provo, va. Guarda, eri in do, però stavo scordato e quindi non ti potevo venire dietro. Non ti potevo certo, accompagnare. Tu ci capisci di musica, questo mi sembra che un si bemolle, mi sembra, però qua sì. Vabbè, no, comunque no. Andiamo molto d'accordo, molto d'accordo. Senti Stefano, allora, ma com'era la canzone che ti ha dedicato a Germano? No, dai, non lo diciamo, è una bellissima canzone dove Induccio mi invita a continuare questa carriera artistica. E tu pensa un po' che ce l'abbiamo. Ma tu guarda il caso. Ma va? Sì. Sentiamo. Vai regia, sentiamolo. Me l'ha detto francamente anche Induccio, serio. Tu lavori, le bufà, se ti piace la miseria. Di 30 anni fusso ora catruis un lavoro e che non sono ci si fanno le digiune. Se la sua stagna è per te è divertita, ma poi si cambia. Se la sua stagna è per te è divertita, ma poi si cambia. È divertita, ma poi si cambia. È divertita, ma poi sin da me. Lascia sta. Me l'ha messo per inciso, me l'ha proprio cantato. Pensate, questa l'ho fatta 5-6 anni fa, ho fatto un disco per la prima volta sul Nazionale, ho scritto un po' la mia biografia. Ho detto, Induccio, un mio sogno, fammi duettare con te, sono un tuo fan da bambino. Va bene, ma che dico? Ma la mia biografia, tu che mi inviti, insomma, mi dai coraggio. Vabbè, tu fai la parte tua, io faccio la parte mia. Vado in studio, faccio la parte mia. E Induccio ha detto, vabbè, la registriamo insieme. No, poi io vado con calma. Avendo lo stesso arrangiatore, cioè l'arrangiatore di Induccio, sono andato da Fabrizio Cini, che è il nostro arrangiatore. Induccio è andato da solo, io non sapevo cosa aveva registrato, e quando è uscita la canzone finita, è uscita Stella, sa sta, e quella mi sono dovuto. Ma il problema, il problema qual è? È che tu non si lasciate stare queste. No, ancora ho continuato, continuo. Ma io per coscienza te l'ho detto. Hai fatto bene, hai Stefano. Hai alzato le mani. Sei bravissimo, Stefano, continua così. Io sono la tua fan. lo sai bene. Ragazzi, fermi tutti lì, silenzio, perché adesso Germano ci deve dire una cosa molto importante, tirando fuori dalla scatola magica almeno un oggetto. Un oggetto. Almeno uno, perché siamo visto quando siamo stati chiacchieroni. Sì. Un po' sì, troppo. Sì. No, vabbè, allora facciamo una cosa. Caccio, allora, la signorina Manuela mi ha fatto portare degli oggetti che per me sono importanti, che sono identitari della mia misera vita. Vabbè, sarebbe complicato dare una spiegazione, però per esempio ci sta una cosa semplicissima, che si capisce, è uno strumento che Stefano Tisi spesso vuole utilizzare fuori luogo ed è un microfono, insomma. Vabbè, e si capisce perché è stato lo strumento mio di tanti anni di lavoro, di sacrifici, di soddisfazioni anche di poi c'è una cosa meraviglia. Un po' particolare, non so se si vede bene, ed è una scultura in legno di arte africana. E ce l'ho nel mio studio, a volte
pure Stefano lo inquadra quando facciamo qualche collegamento, e ce l'ho perché 22 anni fa io ho fondato una onlus che opera in Africa, e insomma ci avrei da raccontare 22 anni di varie vicissitudini, di come ci difendiamo per sorreggere una scuola, prima ancora un poliambulatorio, eccetera, eccetera. Questo è il sito, grazie alla regia, si chiama fratellomio.org, organizzazione, e quindi ho messo questo regalo, portatomi dal nostro partner giù in Togo, che è padre Filippo, è un togolese che si è ordinato sacerdote a Chieti. Questi sono i bambini nostri nella nostra scuola, e lo dico con orgoglio veramente. Poi ho due oggetti che in campagna si chiamano in maniera uguale, cioè la penna, eccola qua, e la penna. Perché per scrivere un testo o una canzone ho bisogno sia di questo, sia di questo, che voto pure della testa. Ragazzi, insomma. Giancarlo, Antonio, ecco. Non so se avete notato il genio quando parlava Mogol, che ha partorito una battuta in un secondo e mezzo. Ma a proposito, caro Anduccio, Gesù da dove viene? Dall'Abruzzo. Tu l'hai visto sullo sketch di... Io ho letto tutto su Wikipedia. Non ci sto su Wikipedia, no, mi sa di no. No, comunque l'ho raccontato pure a Arbore che Dillo. Gesù è abruzzese. Perché è lunga abruzzese? La storia, eh? Perché abruzzese? A questo lo diceva mio nonno, perché andava spesso in chiesa e un giorno, secondo me, Cristo è nato dalle parti nostre, perché... ha lasciato detti Chieti e ti sarà dato, bussi e ti sarà aperto. Se trono è doanato, secondo te, tra Chieti e bussi. Questa è una cosa vecchia che molti conoscono. Un altro cimelio che Stefano Tisi conosce molto bene, questo è il vocabolario di Gennaro Finamore del 1880. Noi Bibbia. Ci facciamo una rubrica, il televocabolario. Ovviamente noi lo facciamo con una Bibbia antica che ho io, che è un libraccione così. La gente va a comprare questo vocabolario e mi dice: però io vorrei l'edizione che c'hai tu, quello grosso. Quello è una finta, perché ci appiccichiamo le pagine io e Stefano. Germano, insomma. Adesso ti devo fare un'altra sorpresa. No. Dai. Regia, mi metti quel video? Visto che Germano mi ha spoilerato tutto oggi. Ma io pensavo... Tutto, non me ne è lasciata una. Pensavo che la sorpresa fosse Paolo, il compare.
Eccola là. Spero sia l'ultima coltellata. Anche perché sono finite, è finita la puntata, Germano, no, ma la coltellata principale è cosa abbiamo lasciato. Niente. Perché la risata è una cosa che poi finisce molto in fretta la risata. Io facevo uno studio anni fa che all'inizio del Novecento mediamente ogni persona rideva circa 20 minuti al giorno e non c'era niente da ridere in quell'epoca lì. Oggi purtroppo ridiamo di meno di 20 secondi al giorno. È veramente penosa sta cosa, quindi cerchiamo di sorridere mille totò ancora che possano nascere, che possano stare in mezzo a noi. Mi hai spoilerato l'ultima domanda, volevo chiederti un augurio per il pubblico di Pourparlè, un augurio a Germano D'Aurelio, detto Duccio. L'augurio che do a Pourparlè, non solo a tutta la Vera TV, ho salutato poco fa il dottor Baghisio che si è ricordato di me, che venni qui anni fa con Stefano Tisi tra l'altro, e l'augurio è che possiate sempre godere di un bellissimo pubblico e il pubblico deve augurarsi tanta salute a voi, tanta energia e tanta voglia di vivere ogni giorno in mezzo alla gente attraverso anche questo mezzo straordinario. Sentimentale e agricolo al tempo stesso, ma profondo, ci hai strappato e ci hai fatto crescere col sorriso. Il grande, divino come il nonno, Germano D'Aurelio, detto un Duccio. Però, maestro, però, io devo però, fare però la stessa cosa che hai fatto tu con Arbore. Cioè? Che Dio ti benedica. Grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che ci hai regalato, a nome di tutti, penso. E così per altri 200 anni! Senti, ringraziamo tutti, mi ricordi i nomi strani. Allora, vai! Duo Vago, Andrea Bartolini, Bartoschi, ma il Duo Vago, Francesco Marconi alla batteria. Ma il Duo Vago prende origine dal nervo vago? No, spiegaglielo, Andrea. Perché ti chiami? La luce, la luce, perché io vago. Giancarlo Verannunzi, l'uomo dello SD1. Antonio Corradi, la profondissima e dolcissima voce, impeccabile e presente. Grazie. Nel sapere e nella condivisione di questa energia. Grazie a te, Antonio. Ti vogliamo un bene, grazie per quello che fai. E soprattutto grazie anche al nostro ospite eccezionale, la nostra super sorpresa, Stefano Tisi. Ecco, tutti con... che guardate un po'. No, questo è matto, è matto. La foto di Induccio all'età di 24 anni, questa no, ce la sono io. No, è un disco che conservo gelosamente, un 33 giri del 70, ma ricordo, 78. Grazie per questa puntata meravigliosa, grazie pubblico di Pourparlè. Germano. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie a voi. Come lo diciamo in abruzzese, che puzzai via questo periodo così brutto e torneremo tutti sotto al palco a sorridere, a ridere, a abbracciarci e baciarci. Pure io starò sotto al palco, voglio trovare un cretino che mi faccia divertire. Grazie. Ciao, Germano, grazie. D'Aurelio, grazie. Viva infinite, grazie a tutti, grazie per questa super settimana, noi ci ritroviamo puntuali come sempre, mi raccomando. Buon weekend, grazie. Vago, fammi un finale, veloce, tanto siamo in ritardo. Signori, mademoiselle, ecco. Mamma mia, quanto si bello. Bravi, stanno preparati. Se volesse dare un bacio, mamma mia quanto mi piace, mamma mia quanto mi piace. Signorino sta nuttato, sin da me sta serenato. Bravo. Sta nuttato a cuore,